Oggi vedremo i più recenti sviluppi della tecnologia applicati alla navigazione con le strumentazioni Simrad installate a bordo di due imbarcazioni finlandesi, Aquador 250 HT e Aquador 300 HT, barche che hanno il medesimo concept, lo stesso stile, ma hanno due lunghezze diverse, rispettivamente 8 e 10 metri. Sono molto popolari nella penisola scandinava, ma oggi noi le proviamo in Mar Adriatico, davanti al parco naturale di Monte San Bartolo. Sulla Aquador 300 HT vedremo il funzionamento del radar Simrad Halo 20 Plus. A bordo dell'Aquador 250 HT scopriremo come navigare con l'autopilota Simrad NAC 2. Questa è Aquador 300 HT, lunga 9 metri e 35 centimetri, larga 3 metri e 30 centimetri e ha un'abitabilità sopra la coperta e sotto coperta incredibile. Davanti alla plancia tre posti fronte marcia, sono regolabili, si possono traslare in avanti e indietro e possono essere trasformati in appoggiareni. Un corridoio delimita la cucina, che è posta sulla murata di sinistra e ha due piastre di cottura, dalla zona dining, con tavolo di larghezza variabile e posto per 7 persone. A poppa una spiaggetta, decisamente grande nonostante la presenza di due motori fuori bordo. E poi la norvegese, per chiudere completamente il pozzetto nella stagione fredda. Sotto coperta, a prua, un letto matrimoniale di dimensioni spropositate. E questa potrebbe essere la quinta cuccetta per un bambino. La seconda cabina è separata con porta e anche qui possono riposare due adulti. Il bagno ha la doccia estraibile dal top. Spazi contenitori lungo i fianchi in appositi armadietti e sotto i letti. I passavanti sì, sono stretti ma anche comodi, sono seduto sulla battagliola che è alta e sicura. Questo serve a realizzare una tuga molto grande, quindi più comoda, con un grande tetto elettrico apribile che ci dà comunque una sensazione di ariosità. E ora parliamo del radar. Simrad ha sviluppato nuovi software per i radar della serie Halo Dome e Halo Open. Questo in particolare è il radar Halo 20 Plus. Non abbiamo le emissioni nocive dei radar con magnetron ad alta potenza. Questo è un radar in banda X allo stato solido con potenza che va dai 6 ai 150 watt. Cominciamo a vedere qualche funzione. Partiamo dalla cartografia con sovrapposta l'immagine del radar. I disturbi vengono filtrati automaticamente per avere un'immagine più nitida e chiara possibile. Vediamo qualche funzione. Abbiamo la possibilità di selezionare, per esempio, le condizioni del mare, lo stato del mare. Possiamo scegliere tra mare calmo, moderato oppure agitato. Perché? Perché se abbiamo delle onde molto alte potrebbero essere individuate dal radar come dei possibili bersagli, quindi creare un'immagine poco chiara, poco nitida, piuttosto disturbata. Ma con queste selezioni possiamo scegliere quali disturbi eliminare. Non solo, possiamo farlo anche in maniera più graduale, cioè selezionando noi l'altezza delle onde che vogliamo eliminare. C'è un'altra funzione molto utile, pioggia. Con questa funzione, se ci troviamo vicino alla costa o magari davanti all'ingresso di un porto, riusciamo a distinguere in un caso di scarsa visibilità provocata dalla nebbia o da una pioggia molto intensa, le strutture fisse, quelle da cui dobbiamo tenerci distanti, dalla cellula temporalesca. E possiamo decidere noi quanto regolare l'eliminazione del disturbo, a seconda proprio dell'intensità del fenomeno atmosferico. I bersagli vengono acquisiti sia automaticamente sia manualmente. Facciamo una dimostrazione. Tracciamo un'area intorno a noi, ad esempio in questo modo. Questo è il settore dove abbiamo deciso di mettere la nostra attenzione perché è quello in cui stiamo andando a navigare. Sentite questo allarme sotto?
ci dice che abbiamo qui davanti a noi, lo vedete indicato di colore giallo, un bersaglio che potrebbe essere un possibile target di collisione. Viene colorato in giallo, significa che è in movimento e che è potenzialmente pericoloso. Cambiamo il nostro settore di attenzione. Ho escluso il bersaglio, l'allarme non c'è più, ma adesso proviamo invece a vedere quest'altro settore. Qui abbiamo due imbarcazioni. Oggi non c'è molto vento, le barche a vela sono quasi ferme, sono queste due che si trovano là davanti a noi e sono colorate di colore rosso. Sono un bersaglio pericoloso, fisso, da cui dobbiamo prendere la distanza. Volendo possiamo esplorare tutta l'area intorno a noi e guardate quanti bersagli ci sono. Stiamo utilizzando la modalità porto. È quella che ci permette di discernere meglio i vari bersagli, cioè se ce ne sono tanti riusciamo a distinguerli tutti. Abbiamo anche la modalità uccelli, questa serve per individuare uno stormo che generalmente si posiziona laddove c'è un banco di pesci, una funzione utile per i pescatori. Con un range impostato a 1,5 miglia abbiamo la scansione in un solo secondo, in pratica vediamo in tempo reale ciò che accade intorno. C'è anche la modalità dual range, cioè posso impostare il radar su due diverse scale, per esempio una su una lunga distanza, posso arrivare anche fino a 36 miglia, l'altra scala la impostiamo su una distanza più breve, un miglio. In questa maniera, cliccando qui, riesco a passare dal range a lunga distanza rapidissimamente a quello a breve distanza. Così riesco a tenere sotto controllo ciò che accade nelle vicinanze della barca, ma anche per esempio una cella temporalesca molto lontana dalla barca, e per evitarla posso per tempo decidere di cambiare la mia rotta. Per risparmiare energia posso mettere il radar nella modalità standby. Il ritorno in attivo è rapidissimo, guardate, meno di un secondo, e anche se spegnessi completamente il radar, comunque la sua attivazione avverrebbe in pochi istanti. Aquador 250 HT è lunga circa 8 metri. Non ci sono tante barche di questa misura con così tanto spazio coperto, con una tuga così grande. Il tettuccio è apribile. Tre sedute fronte marcia con spallette di protezione laterali molto anatomiche. Nel pozzetto quattro posti a sedere attorno al tavolo, uno schienale molto alto nel coronamento e anche la porticina di chiusura verso la spiaggetta bagno, che è larga nonostante la presenza di un motore fuori bordo. Il modulo cucina ad angolo è elegante e comprende tutto quello che serve per una giornata a bordo. Sotto questa copertura il tendalino per chiudere completamente la tuga. Battagliola alta sino nel vertice per la massima sicurezza e spazio prendisole sul ponte di prua. Sotto coperta un matrimoniale nel vertice, il bagno decisamente comodo e un'altra cuccetta che può essere utilizzata da un adulto o due bambini. La sentina è interamente controstampata. Questa è l'ultima versione dello schermo Simrad NSX e lo utilizzeremo per vedere il funzionamento dell'autopilota Simrad NAC 2. Voglio mostrarvi quanto è semplice utilizzare questo strumento, l'autopilota. Intanto vi dico che può essere installato su qualsiasi imbarcazione di lunghezza fino a 10 metri e con qualsiasi tipo di timoneria, con servopompe a bassa corrente, con attuatori meccanici, con attuatori idraulici e anche con valvole solenoidi. Posso gestire l'autopilota semplicemente premendo qui e conservare la pagina che ho scelto, in questo caso quella di navigazione,
Sull'altro strumento ho messo invece i dati relativi al fuoribordo. Proviamo a impostare una rotta. Basta semplicemente cliccare sul display il punto dove vogliamo andare, per esempio qui. Gli diciamo di andare in quel punto, ma attenzione, ci avverte con un pop-up che è disponibile un'autoroute e noi scegliamo di averla. In questa maniera viene calcolata una rotta che evita degli ostacoli. Adesso per attivare l'autopilota basta semplicemente premere su navigazione. Dolcemente il timone ci sta portando verso la rotta e la cambierà ogni volta che raggiungeremo un waypoint che è stato calcolato direttamente dallo strumento. Posso decidere di gestire l'autopilota anche in modo diverso. Interrompiamo la navigazione, giro il timone per trovare la rotta che io scelgo, attivo l'autopilota e clicco mantieni prua. E automaticamente siamo già in navigazione sulla rotta impostata. Posso anche chiedere allo strumento di mantenere la rotta tenendo in considerazione scarroccio e deriva per percorrere la minore distanza possibile. Questo impianto non richiede l'installazione di un riscontro timone, in particolare su un fuoribordo non è necessario, quindi una complessità in meno, ma può essere eventualmente installato un riscontro timone resistivo laddove sia richiesto. Lo scopo di questi strumenti è di rendere sempre più facile e anche più immersiva la navigazione. Guardate per esempio questa carta, guardate quanto è precisa, come sono indicate con esattezza le batimetriche che arrivano a un livello di dettaglio impressionante, ogni 30 centimetri, ogni piede di lunghezza, e anche gli ostacoli sono indicati in maniera assolutamente chiara. Navigare non è mai stato così semplice e così sicuro.